tema della retroattività è un falso problema, perché riguarda l'anno fiscale in corso. Poi diciamocelo chiaramente, tra diciamo questa misura qui, cioè almeno qualche critica magari ce la saremmo aspettati più dalle banche, che sono quelle che magari rischiano di rimetterci, nel senso che anziché avere una compensazione in 4 anni ce l'avranno in 10 anni e sicuramente con una rata più leggera, insomma più che da altri. Però vabbè, insomma, da quello che ho capito io non ci saranno modifiche. Ma è arrivato però in Commissione Finanze un altro senatore, il senatore Sallemi, che è stato spostato per come è stato ricostruito da una commissione all'altra, proprio per fare in modo che se ci fosse il voto contrario di Forza Italia e quindi del senatore Lotito non si andasse sotto? Guardi, io ribadisco, sul centrodestra è possibile. Io non lo so se non conosco questi tecnicismi, anche perché non riguardano movimenti fatti dal mio partito. Dico semplicemente che mi sembra di capire che la Meloni, Presidente del Consiglio in testa, siano d'accordo sul fatto che bisogna fermare questa misura, che forse sta veramente rischiando di andare oltre qualsiasi qualsiasi previsione negativa. Quindi attenzione, perché prima di tutto i conti dello Stato.